tempo di restare dentro le case in una clausura feconda. È l'attimo esatto di tornare monaci dalle mani lente, artigiani che plasmano prodigi e tessono il filo della storia. È il tempo del pane, della fame giusta, che nasce dalla necessità e dall'inquietudine. Tempo di inginocchiarsi e graffiare, di dire speranza con un gesto basso, sentire come i contadini che si può tornare ad accarezzare i campi e farli partorire. È il tempo esatto di distillare il desiderio, sognare più forte, tempo di contare i vivi, non chi sopravvive, percepire il respiro della terra, piantare un albero, riparare bende. È questo il tempo di smettere i lavori e recuperare i mestieri, abbandonare i profitti per ritornare ferocemente ai valori. Il tempo del medico e del poeta insieme, dell'infermiera e dell'artista, dell'ostetrica e del pescatore. Ah, la terra come una grande bottega di talenti, vicini, non dispersi. È il tempo di indossare le nostre antiche scarpe, compiere pellegrinaggi enormi e muti, lunghi dentro. È il tempo del sacro, di pregare senza dire, deporre i troppi riti, celebrare un Dio povero seduto accanto al focolare, prossimo a noi, a me, a te. È il tempo dei volti, il tempo immenso di un amore fragile che impasta sorrisi e lacrime, spazio di litanie senza voce, tempo di rubare la poca luce al buio per non fermare la vita che incalza e genera grano nuovo, sognato e amato.